Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare una ricetta davvero spettacolare che mi ha consigliato di fare una carissima amica, Uccia 3000. Anche lei ha un canale di cucina, è una casalinga, ma che davvero è molto brava. È una di quelle donne di una volta che sa cosa vuol dire cucinare per la famiglia e fare le cose sane e buone, soprattutto. E allora mi ha regalato queste, che sono delle orecchiette che arrivano direttamente dalla Puglia, e poi soprattutto mi ha regalato questo, che è il cacio ricotta, in questo caso è cacio ricotta misto, e facciamo queste orecchiette Montebianco al Montebianco, che sono veramente qualcosa di spettacolare. Per farle abbiamo bisogno, oltre che delle orecchiette del cacio, anche dei bei pomodorini ciliegino, datterini, ok? Quelli piccolini. La lavorazione è davvero molto semplice e ci sono però qualche piccolo consiglio che adesso vi vado a dare per fare questa ricetta nel migliore dei modi, e poi la andiamo a provare perché, vabbè, da come me l'ha spiegata lei è molto semplice da realizzare e soprattutto è anche molto buona. Boh, siete pronti? Andiamo a vedere esattamente quali sono gli ingredienti che ci servono e cominciamo la nostra preparazione. Per 4 persone abbiamo bisogno di almeno 500 g di orecchiette fresche. Poi il cacio ricotta oppure la ricotta salata. Diciamo subito che non c'è una dose specifica. Comunque, prima di essere utilizzato è consigliabile lavarlo sotto acqua corrente e asciugarlo bene con della carta assorbente. Questo per eliminare l'eccesso di sale che si trova naturalmente sulla superficie del cacio ricotta oppure della ricotta salata. Poi ci servirà qualche fogliolina di basilico, pomodorini ciliegino, grappolo, pachino, scegliete voi. Stesso peso della pasta, quindi sempre 500 grammi. E poi in base alla dolcezza dei pomodorini scegliamo se utilizzare l'aglio oppure la cipolla, ma ve lo spiego meglio dopo. Gli ultimi due ingredienti, olio extravergine di oliva di altissima qualità e poi del sale. Cominciamo preparando i pomodorini. Non vanno tagliati a metà, vanno semplicemente incisi con la punta di un coltello. Questo durante la fase di cottura permetterà due cose: la prima, che rilascino la loro acqua di vegetazione, che sarà poi la base del sughetto, e la seconda, che si steccherà la pellicina e, se non vi piace, potete poi facilmente eliminarla. Assaggiatelo un pomodorino, se dovesse risultare leggermente acidulo o asprigno optate per la cipolla, perché con la sua dolcezza bilancerà il sapore del pomodoro. Se invece risultano belli dolci optate per lo spicchio d'aglio. All'aglio basterà eliminare la pellicina esterna e tagliarlo a metà. Aggiungere dunque un filo d'olio extravergine di oliva e il soffritto è pronto. Mentre la cipolla, ne basterebbe metà di una piccola, andrebbe prima tritata finemente. Poi sempre un filo d'olio extravergine di oliva e anche questo soffritto sarebbe pronto. Mentre l'aglio oppure la cipolla sta soffriggendo, aggiungiamo il sale nell'acqua e caliamo immediatamente le orecchiette. Il tempo di cottura delle orecchiette e dei pomodorini è lo stesso. Quindi, subito dopo aver calato le orecchiette, caliamo anche i pomodorini interi all'interno della padella. Teniamo il fuoco bello vivo, soprattutto in questa fase, e salare. Non esagerate però col sale, perché il cacio ricotta fornirà il giusto equilibrio di sapori in quanto ha già una percentuale anche abbastanza elevata di sale al suo interno. Per far aumentare la temperatura all'interno della padella e permettere al pomodoro sia di rilasciare i suoi liquidi, che poi saranno la base del nostro sughetto, che alla pellicina di staccarsi, mettere il coperchio. E voilà! Vedete come viene via facilmente la pellicina? Qualcuno sicuramente dirà che per eliminare la pellicina dei pomodorini sarebbe bastato scottarli qualche secondo nell'acqua di cottura della pasta, ed è vero, ma il sapore sarebbe risultato più sciapo. In questa maniera il sapore della pellicina viene concentrato e sfruttato e non si disperde nell'acqua di cottura della pasta. Le orecchiette sono pronte, scoliamole e versiamole direttamente in padella con i pomodorini, saltare bene e aggiungere il basilico. Spegnere il fuoco quando abbiamo aggiunto il basilico, e se dovesse risultare troppo asciutta potete aggiungere un pochino di acqua di cottura della pasta. E voilà! Le orecchiette alla Montebianco sono pronte. Montebianco, infatti, classica ricetta della Valle d'Aosta questa. Mamma mia, c'è un profumo che fa paura.
Guardate la cremositaggine, guardate la delicataggine, mamma mia, grazie Uccia, sono veramente spettacolari. Poi questi pomodorini sono meravigliosi, eh. Mi raccomando, quando cucinate, comprate prodotti di alta qualità, anche quando fate delle ricette così semplici. Comunque, una volta che abbiamo impiattato, per fare il Monte Bianco, dobbiamo grattugiare il cacio ricotta. Bisogna grattugiarlo con la parte della grattugia, quella grossa, quella che generalmente si utilizza per fare l'insalata di carote. E ce ne vuole tanto, perché è proprio questa la sua caratteristica. Vabbè, io sono ciccione. Beh, entriamo tutta tua. Ci troviamo, sì, ci siamo, ci siamo. Presto faremo qualche video insieme perché abbiamo. E voilà, le jeux sont fatto! E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio, però prima vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, perché per me è molto ma molto importante, e poi che sul sito internet trovate tutte quante le mie video ricette. E poi vorrei ringraziare ancora una volta Antonia di Stasi in arte Uccia 3000, che ha fatto anche un libro. Se volete acquistarlo dovete mettervi in contatto con lei, quindi sul suo canale, sulla sua pagina Facebook. Un libro veramente molto bello, ha fatto tantissime ricette interessanti, fra l'altro ne faremo anche una insieme, che io già me la sono prenotata, che sarebbero le delle monache. Poi vediamo se indovinate. Io non lo so, io ho detto guarda che io sono sensibile, sono delicato. Ebbene yes, e andiamo a fare la prova dell'assaggio. Secondo voi come sarà? Come sarà? Sarà buono o non sarà buono? Non lo so. Vabbè, andiamo a provarlo, sono curioso. Vediamo, gnamma gnamma. No, vabbè, vabbè. Ma che cos'è? Mamma mia. Mamma, cosa. No, glielo devo fare assaggiare. Mamma mia, che buono! Ma che montaggine! Voi non avete idea! Non ce lo sapete neanche! Ridammelo, è già assaggiato, basta, è roba mia! Vabbè ragazzi, il cacio ricotta che si scioglie piano piano e poi il pomodorino così. Questa è alta qualità. Grazie. Vi volevo dire, non è vero, ma quando è vero. Che cosa mi consegni? Stefano, questo è per te, un piccolo cadeau. Oh, un piccolo cadeau, Si un dice piccolo così, regalo? sì, per E te. vabbè, allora quando vengo giù mi tocca a me portarti un cadeau a Non lo te. so, gorgonzola? Basta che non cado? No, non cadere, la valigia riempila, mi No, no, fammi raccomando. vedere che cosa c'è qua dentro. Dai, faccelo vedere, Allora, faccelo vedere. ricominciamo dal pezzo Dai, forte. cominciamo dal pezzo forte. E voilà. Il caciocavallo. Questo, guarda, senti il profumo? Senti. Il Dai, caciocavallo. tienitelo stretto. Grazie, questo qui è diventata la mia testa. Poi, cacio ricotta pugliese. Madonna, Semistagionato. questa qua la posso Affari grattugiare. grossi. Mamma mia. Mozzichino. Basta. Ma io me la mozzo veramente, non è uno scherzo. Tu scherzi, ma io non scherzo. Orecchiette pugliesi Mamma mia, fresche. queste sono proprio pugliesi della E in Puglia. più, un E questo è pezzo il forte. cadeau. Fallo vedere, Pezzo fallo forte. vedere il libro, perché lei ha fatto un libro che è Lo questo presento. qua, Uccia 3000. E poi dietro ci sono tutte le sue cose. E dov'è che si può comprare questo libro? Si Lo trova? devono richiedere direttamente. Ah, ti devono Direttamente a me, scrivere a te un sì. messaggio. Dove te lo mandano? Su C'è tutto Facebook? scritto, sì, anche su Facebook. Ok, Uccia quindi. 3000, chiocciolayahoo.it. Mi raccomando. Sì. È brava, eh? Brava veramente. Vabbè, a Grazie. parte il fatto che ha molti più iscritti di me, praticamente il doppio. Non dire E così, quindi. sono nata un po' prima. È che. No, no, è che sei brava, è che sei davvero brava. Io poi lo sto guardando questo. Guardate, cioè, guardate. Cioè. A testa in giù? Fa niente, lo vedono, si vede. Ma è bellissimo, è Grazie. bello. Ci Grazie. sono delle ricette interessanti. Però tu mi stavi dicendo che Che c'è una cosa che devo questo bisogna fare. mangiarlo assolutamente perché Secondo te senti me il lo lasci? profumo, senti il profumo.
Ragazzi, ma voi pensavate che lei, vedete che fa i video solo con le mani? Lei è una persona simpaticissima. Grazie. Oggi siamo stati in questo evento di Google e ci siamo scassati dal ridere. Senti, ma com'è che le devo fare queste orecchiette? Con che cosa? Praticamente una ricetta super veloce. Si vede? Si vede, si vede. Una ricetta super veloce, le orecchiette fresche pugliesi con un pochino di pomodoro fresco, un po' di basilico. Dove sta? Tanto cacio e ricotta. Allora, questa sarà la mia prossima video ricetta che faccio domani e te la dedico. Ok, grazie. Okay? Io non so che cosa vi devo dedicare perché mi manca la materia prima. Io volevo portare un po' di riso, di quello padano. Come sa? Qui non vedo niente. Poi è un gemellaggio, e vabbè. Vabbè, la prossima volta. Te lo spedisco, te lo mando giù, no, te lo faccio avere. Che... siamo una accoppiata vincente. Sì, sì, sì. Volete che facciamo 4-5 mila video insieme? Sì. Io penso di sì. Dovrei salire più spesso a Milano. Sì, ma io penso che è meglio se vengo giù io, eh? Io vengo. Sì. Dovresti... E come? Non te l'ho detto tante di quelle volte. Anzi, cuciniamo noi a casa vostra. Aspettate. Ragazzi, vi ringrazio, soprattutto ringrazio lei. No, figurati. Sei veramente gentilissima, un pacco regalo spettacolare. Adesso sono in grosso debito, e... però ti dedico questa ricetta che farò. Okay. Pomodorino fresco o... pomodorino fresco, pomodorino sì, ciliegino, samazzano. Ciao! Un bacione, ciao! Ciao!